Camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile e chiara, disegna ombre allungate e drittissime. Non importa, non siamo mica qui per fare delle fotografie. Cappello in testa e impermeabile chiaro che copre l'abito oscurissimo, l'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane-gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro dietro. Ed è giusto, perché se uno scappa deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? In quel caso si direbbe semplicemente corre. E se poi lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino alle 2 di notte per Milano, senza le Clark. La luna è sempre immobile e chiara, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Non importa, proseguo per la mia strada. Non devo avere paura. La paura è un odore, i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti, è chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta «Non ho denaro» a titolo di precauzione per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma ora l'importante è andare avanti. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso? Vabbè, però sento che lo potrei raggiungere l'angolo. Ma il nemico avanza, allunga il passo! O è una mia impressione? Ricordati del cane e del gatto. Sì, anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso, come un incrociatore. Avere l'aria di speronarlo. Ecco, così, è lui che si scosta. Disegna una curva. No! Mi punta. L'uomo è a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Un mazzo di fiori. Ma chi crede di fregare? Una pistola, un coltello nascosto in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Eccolo. Ci siamo. È a 5 metri. È finita. 4, 3, 2. Niente, niente, era soltanto un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso, come fossimo due persone. Ho pensato di tutto, l'unica cosa che non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come ai tempi in cui c'era ancora l'uomo. Bentrovati! Questo era il grande Neri Marco Re nel monologo La paura di Giorgio Gaber. Come ai tempi in cui c'era ancora l'uomo e c'erano ancora le donne. Bentrovati, signori. Questo è l'anno al meeting di medici con l'Africa QAM. E vi garantisco, visti da qui, siete proprio un esercito del bene, bellissimo da guardare. Bentrovati. La azione, e il QAM sa che cosa voglia dire azione: coraggio, determinazione, studio, attenzione, cura, cura, cura. Ecco, l'azione è quel qualcosa che tende a far sparire
la paura, non questa paura, altra paura che a volte ci accompagna, la paura di non riuscire ad arrivare in tempo per salvare le vite, la paura di non essere riusciti ad arrivare abbastanza in alto con il nostro progetto. Bene, QAM ancora una volta, e quest'anno siamo qui per raccontarlo, ha da dire tantissimo su questi ultimi 12 mesi che sono stati fondamentali. Ci seguono tantissimi amici da casa, grazie a TV 2000, grazie al mio direttore Vincenzo Morgante, grazie direttore, che ha scelto di essere accanto al QAM ancora una volta per raccontare, lo ripeto, un anno fondamentale, ma poiché torniamo nella splendida Torino, Piemonte, è il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, qui con me. Grazie, è la prima parola che vi voglio dire. Grazie a ciascuno di voi, grazie Don Dante, grazie a tutto il vostro impegno, grazie di aver scelto Torino, grazie di aver scelto il Piemonte. Questa è una terra di profonda cultura ancorata ai valori della solidarietà, lo è questa città, lo è questa regione e la vostra presenza qua per noi è estremamente significativa. Così come è significativa la presenza del presidente Tajani, che voglio ringraziare, ma il mio grazie più grande è perché ci aiutate ad essere una città e una regione completa. Dobbiamo avere la sensibilità di capire sempre, e voi ci aiutate a farlo, che non c'è crescita economica, non c'è crescita sportiva, non c'è crescita di nulla, se accanto non c'è anche la crescita dei valori e del non dimenticarci che il sole al mattino sorge per tutti. Grazie. È un ottimo finale. Grazie Presidente. Dalla Regione Piemonte alla città di Torino, perché siamo qui, siamo al Centro Congressi Lingotto, di una bellezza unica, Auditorium Giovanni Agnelli, la Vice Sindaco di Torino, Michela Favaro, grazie. Grazie, grazie a voi. È un onore, motivo di orgoglio portare il saluto della città, del sindaco Lo Russo. Sono qui con il collega Rosatelli. La nostra città ha una lunga tradizione della solidarietà che parte da Don Bosco, da Don Cafasso, da Don Cottolengo e continua con l'accoglienza, con mettere al centro la solidarietà e con una forte vocazione internazionale. Siamo felici che da un'eccellenza come la nostra università, come le nostre strutture sanitarie, tanti medici, tanti operatori e operatrici sanitarie prestano il loro servizio in Africa. L'Africa è una frontiera cruciale per la giustizia sociale, per il diritto alla salute e con questo ponte di speranza verso il mondo intero rendiamo anche più forti, più coese le nostre comunità e auguro veramente buon cammino a tutto il QAM. Grazie. Grazie, grazie Vice Sindaco. Entrare nel vivo significa necessariamente per noi, con un orgoglio infinito, cioè abbiamo aperto appieno la coda del pavone e adesso vedrete perché, iniziare dal Nobel italiano, perché questo è il Nobel italiano. Ed è stato assegnato con Don Dante, il con ritorna, a tutto il QAM. Guardate queste immagini. Passiamo ai premi Feltrinelli 2024. Premio Antonio Feltrinelli per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario all'associazione QAM, Medici con l'Africa Onlus, per l'ampiezza e la serietà dell'attività svolta con continuità in ben 8 paesi, tra i più fragili e poveri del continente africano. Innanzitutto un grazie all'Accademia dei Lincei tutta, in particolare al suo presidente, professor Antonelli, per il privilegio di essere qui oggi, davvero grazie. Dal 2010 ad oggi sono quasi 800.000 le mamme, 800.000 bambini che abbiamo accompagnato e assistito nei paesi poveri dell'Africa. Un impegno solenne che vogliamo continuare e che abbiamo ribadito qualche anno fa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ringrazio per il sostegno che sempre ci ha riservato. Grazie. Di
tra voi si volesse alzare in piedi per il QAM e continuare ad applaudire questo premio può farlo. Grazie Ministro, perché questo premio siete voi, è la persona di Don Dante che ha abbracciato il nostro meraviglioso Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto dal favoloso premio Nobel Giorgio Parisi un premio che significa cuore, amore, impegno, tutela, cura, significa voi. E allora, l'Accademia dei Lincei, io chiamo il Alberto Mantovani, che è il direttore scientifico di Humanitas e membro dell'Accademia dei Lincei, e l'immunologo Guido Forni, anche lui accademico dei Lincei, quest'uomo, io ci tengo a dirlo, ce l'ho in questo momento accanto a me. Cerco. Buongiorno, ben arrivati, grazie di essere qui. Professor Mantovani è il ricercatore italiano più citato al mondo nella letteratura scientifica. Io ho percepito, abbiamo percepito, qui c'è Giuseppe Zaccaria che non vedo, la partecipazione e l'entusiasmo per questo premio dato al QAM. Perché? Perché è un triangolo virtuoso, il triangolo virtuoso della medicina, del CON, che è fatta di assistenza, dell'ultimo miglio, dei bambini, delle mamme a rischio, il CON che vuol dire formazione, ho avuto una piccola esperienza di formazione, l'entusiasmo della formazione per i giovani con cui sono stato in contatto, il CON vuol dire ricerca. Ecco, è un triangolo virtuoso che ci dà speranza, il CON ci dà speranza, diamo qualcosa, ma torniamo a casa con un carico di speranza straordinario. Grazie professore, ed essere con voi è importantissimo. Con il professor Guido Forni, credete, si è trattato di un vero e proprio, posso chiamarlo colpo di fulmine, tra lei e il QAM, lo possiamo sicuramente, dire? Sicuramente, che è nato quando, spinti da Alberto Mantovani, gli immunologi dei Lincei si sono messi a scrivere un libro per cercare di dimostrare ancora di più l'importanza dei vaccini. Il libro è stato scritto, è stato voluto anche dal professor Parisi, il premio Nobel, certo. E quello che è interessante è che i proventi del libro vanno al QAM. Ma più interessante ancora che tutto il libro è stato ispirato da Alberto e dai dati, dalle informazioni che arrivavano dal QAM, da questa visione sul campo dell'importanza dei vaccini. Signori, questi sono la scienza, sono non solo dei signori di nome e di fatto, ma sono la scienza sul palco qui a Torino per questo appuntamento annuale del QAM. Grazie, grazie. QAM nasce in Italia, ma nasce con il passaporto in tasca ed è un passaporto importante, un passaporto che non si cambia nel corso del tempo, quindi è bello, alto e tiene tanti, tanti timbri di tanti paesi diversi, perché bisogna lavorare in un contesto nazionale ed internazionale. Ringraziamo tanto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri per aver accettato l'invito a essere qui oggi. L'effetto di questo passaporto, essere attenti all'Africa in tutti i timbri che corrispondono a tutti i paesi che devono essere sostenuti e aiutati? L'Africa ha ancora bisogno di grande attenzione, però bisogna sempre guardare all'Africa non con gli occhiali italiani ed europei, ma guardare all'Africa con lenti africane, cioè dobbiamo cambiare mentalità, non c'è da neocolonizzare un continente, ma c'è da valorizzare un continente che è un continente ricco, dove purtroppo ci sono molte persone che vivono in povertà, ma noi a quel continente dobbiamo dare delle risposte. E noi italiani, proprio per la nostra caratteristica di essere disponibili, flessibili e di saperci compenetrare nei problemi della gente, siamo quelli che più di ogni altro possono far sì che l'Europa, ma direi anche l'intero Occidente, certo, possa fare di più in Africa in un rapporto paritario di amicizia. Perché gli africani guardano a noi,
Guardate cosa è successo anche nel momento difficile, poi dico quello che penso. Ma assolutamente, no, io non volevo nel momento difficile, quella che è stata la rivoluzione in Niger. Nessuno, anche nei momenti diciamo di maggior concitazione, ha detto una parola o scritto una parola passando davanti all'ambasciata d'Italia. E oggi ci sono militari italiani che sono portatori di pace anche in Niger. C'erano prima, ci sono oggi, sono cambiati i governi, a dimostrazione che gli italiani sono sempre e comunque portatori di pace, portatori di bene, capaci a dialogare. Grazie, questo è quello che volevo dire. Grazie. Il sostegno ai progetti, il QAM è un progetto fatto di progetti, è come da avere davanti una matriosca, no? Ma sono tessere relazioni, e tessere relazioni significa attivare delle connessioni, significa creare delle sinergie. Le sinergie sembrano parole così, invece sinergia nel caso del QAM significa veramente, fatemelo dire, una splendida macchia d'olio su una splendida tovaglia di lino che tutti noi sappiamo come si ingrandisca immediatamente. Adesso vi presento due persone che sanno esattamente cosa fare e come fare. Il segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi, e Don Gabriele Pipinato, responsabile, ben arrivato, del servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli, Conferenza Episcopale Italiana. Grazie. La Fondazione Compagnia di San Paolo è stata tra le prime fondazioni bancarie a sostenere il grande programma Prima le mamme e i bambini, e vanno citati tutti. Cassa di risparmio di Padova e Rovigo. C'è il presidente Gilberto Muraro? C'è assolutamente, lo salutiamo e ringraziamo. Cariplo, Cari Verona. A loro si è aggiunta nel cammino la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e molte altre ancora. La domanda più tecnica è: come fate a tirar dentro, a coinvolgere tutti questi colleghi? Beh, certamente le fondazioni di origine bancaria italiane lavorano molto localmente, no? Alcune su province, su città, alcune su regioni. La Compagnia di San Paolo guarda al nord-ovest, però comunque sempre a una porzione di territorio. Ma tutte sentiamo la responsabilità di fare qualcosa a livello nazionale, a livello internazionale, a livello di cooperazione. E allora la modalità per farlo è quello proprio della cooperazione, cioè trovarci insieme a selezionare alcuni progetti importanti, alcuni partner importanti che possano fare la differenza proprio come il tuo. Don Gabriele ha fatto missione e Don Gabriele oggi ha un ruolo più istituzionale, posso dire così, Don Gabriele, però queste due cose si sovrappongono, sono perfette, è come sovrapporre le mani per una preghiera, no? Ecco, io sono quello che spende i vostri soldi dell'8 per mille, per cui... Il primo grazie lo rivolgo a ognuno di voi, ecco, lo rivolgo a ognuno di voi, con il vostro aiuto, magari non lo sapete proprio nel dettaglio, ma abbiamo fatto 18.500 progetti in 108 paesi per 2.500 milioni di euro, cioè sono tanti, tanti soldi. Questi sono il mio ufficio, poi c'è la Caritas e quindi fate doppio, 5.000 milioni di euro voi avete dato. Ecco, però io vorrei dire vicino al grazie a voi un grazie al QAM sincero, ma dalla mia esperienza. Io sono stato sabato a fare la festa di 25 anni di un progetto che ho iniziato insieme al QAM. Ecco, vorrei dire grazie. Forse è il più piccolo progetto del QAM, forse, non lo so, ma piccolissimo. E questo progetto piccolissimo ha avuto 3 operatori e io adesso sono andato a celebrare 25 anni e ho visto i frutti. Ci sono ancora le persone che hanno fatto training con questi 3 operatori e che continuano. Per cui io penso, e vi lascio pensare per un momento, a quanto il QAM nei progetti più grandi in tutto il mondo ha fatto da volano. E per quanti anni, il QAM non c'è più da me, ma da quanti anni, per quanti anni questo volano
fa andare un motore. Ecco, per cui io vi ringrazio sinceramente come QAM. Sono stato anche in Etiopia la settimana scorsa, sono stato nell'ospedale di Wolisso, ma poi mi ha fatto impressione tutto il lavoro che stanno facendo in Etiopia, anche in posti che vi dico difficili, veramente difficili. Grazie. Grazie a voi, ma proprio grazie. Grazie. E allora, con la forza delle immagini, e che immagini, andiamo a parlare di neonatologia. Andiamo in Tanzania con queste immagini, con queste storie, che sono le storie che voi aiutate a rendere vere. Guardate. L'ospedale di Tosamaganga è un ospedale regionale di riferimento per tutto il distretto di Iringa, per cui abbiamo 9 health center che riferiscono i pazienti più gravi a noi. È un ospedale con all'incirca 200 posti letto, in cui sono attivi i servizi di pediatria, patologia neonatale, maternità, ma anche la medicina generale, la chirurgia generale, l'ortopedia e degli ambulatori, tra cui l'ambulatorio NCDs supportato da QAM. La NICU di Tosamaganga attualmente è composta da 3 unità principali, l'area intensiva con 3 incubatrici e varie altre postazioni, l'area subintensiva e 2 stanze per la Kangaroo Mother Care. QAM continua a supportare dal 2016 questo reparto, che è un fiore all'occhiello per la sanità locale, tramite innanzitutto la possibilità per questi pazienti di ricevere cure e farmaci gratuiti, tramite il supporto e la formazione continua del personale infermieristico locale e tramite il progetto JPO con gli specializzandi che passano qui 6 mesi del loro periodo di formazione. In più anche lo specialista, quindi il pediatra neonatologo, è supportato da QAM. Questo ha permesso di creare quindi un reparto che funziona molto bene. Ogni anno abbiamo circa 700-750 ricoveri con bambini le cui patologie principali sono quelle tipiche del periodo neonatale, quindi la difficoltà respiratoria, l'asfissia e la prematurità. Sono arrivata in questo ospedale nel 2021, appena specializzata, e per me sono stati 3 anni di crescita continua. È stato estremamente ed è estremamente bello e utile, anche se a volte faticoso e difficile, confrontarmi con i colleghi locali. I like so much just to stay with the newborn, to caring the newborn like that. We reduce the fear of the newborn. I like so much. Un altro aspetto più personale è, diciamo, sopravvenuto nell'ultimo anno dopo essere diventata mamma. Ho sicuramente avuto dei momenti di paura relativi al fatto che qui affronto settimanalmente sicuramente tante morti, tanti bambini che mancano, tante mamme che soffrono, e quindi mi sono chiesta, dopo aver avuto Pietro, mio figlio, come avrei potuto affrontare così tanto dolore. E in realtà, una volta poi tornata al lavoro, ho scoperto che essere diventata mamma mi ha dato ancora più forza da un lato e consapevolezza di fare un lavoro stupendo che amo tantissimo, e quindi ancora più voglia, energia e motivo per aiutare queste mamme e questi bambini. L'ospedale di Tosamaganga è anche un luogo di ricerca. Voglio ringraziare l'Università di Padova con la professoressa Liviana D'Adalta, il professor Daniele Trevisanuto, che ringraziamo e salutiamo insieme anche alla Fondazione Chiesi, sono tutti amici del QAM. Allora, quella piccola manina aperta, essere mamma, le mamme sono un'invenzione, la più bella invenzione del mondo, perché hanno una forza che nessun'altra cosa forte al mondo possa riuscire ad emulare. Una ostetrica che faccia nascere bambini e che abbia una storia da film può stare accanto alla forza delle mamme. Chiara Maretti, ostetrica e rappresentante paese del QAM in Sud Sudan, e Fabio Manenti, responsabile dei progetti del QAM. Prego. Mi ha guardato, come dire, ma come, vita da film. Allora, ostetrica meravigliosa a Monza, parte poi con il QAM per andare in Sierra Leone. C'era l'epidemia di Ebola, c'era lei,
c'era il QAM. Torna in Europa, va a lavorare in una clinica in Svizzera, continuando a essere l'ostetrica, colei che fa nascere i bambini. Poi fare il salto dalla Svizzera al Sud Sudan è un attimo, dalla Svizzera al Sud Sudan, per coordinare i progetti e l'intervento del QAM. E mo sto zitta, perché deve parlare lei, perché lei ha un coraggio leonino, una grinta totale, la voglia di essere QAM nei posti più difficili del mondo. Cosa devo dire? Cosa devo dire? Guardi, già le ho fatto tutto già l'ingresso. Ha detto tutto lei. No, non ho detto tutto io. Come si fa a gestire la propria vita facendo dei salti tripli carpiati come questi che volgono tutti al bene? Lo diceva poc'anzi il ministro degli esteri, Antonio Tajani. Esatto. Fare il bene. Come si fa? Si fa, è difficile. Se mi chiede se sono felice sì. O no. Sì, sono felice, non è facile, nel senso che poi quando sei lì la famiglia ti manca la routine, ma l'idea di fare parte di qualcosa di più grande, di fare parte di un viaggio per aiutare con amicizia, come diceva il ministro, senza imporre, senza avere uno spirito neocolonialista, ma essere parte del viaggio di questo paese che è il Sud Sudan, che è un paese poverissimo, forse tra i paesi più poveri, sicuramente il più giovane, ma probabilmente anche tra i più poveri, in cui però si vede sempre una parola che è molto inflazionata, che è resilienza. La resilienza ormai è un po' tipo la rucola, va con tutto, no? Ma in realtà se c'è un paese che si merita, una popolazione che si merita questo aggettivo, è il Sud Sudan, nel senso che sono poveri. Sono il sempre paese, con la guerra a fianco. Sì, il paese è reduce dall'indipendenza nel 2011, dal 2011 in avanti non ha mai avuto pace, perché poi c'è stata una guerra civile e con dei tassi di mortalità materno e neonatale altissimi, ma noi sosteniamo due scuole di ostetriche e vedere tutti i giorni queste colleghe, queste che saranno poi le colleghe del domani in Sud Sudan, andare a venire a scuola e essere pronte per aiutare il loro paese mi fa sentire felice. In tutto questo, in questa difficoltà quotidiana, ma far parte di un percorso insieme a loro è quello che poi alla fine mi ricompensa di tutto. Vede che aveva tante cose da dire? Tante cose. E dire mi compensa di tutto, perché è fatica. È fatica che voi immaginate, che una persona come me non può neanche immaginare da lontano, ma voi siete quelli che convincono le piccole persone come me, come tantissime altre, a essere QAM. Siete quella calamita che una volta conosciuta ti attira e dalla quale non ti stacchi più. Fabio Manenti è calamita, lui è acciaio puro, responsabile dei progetti del QAM, lunghissima esperienza in Africa, prima le mamme e i bambini, a che punto siamo? Siamo a buon punto, adesso magari vediamo anche questi dati, quindi questo programma che sapete dura 5 anni, in realtà questa è la terza fase che ha questo titolo, prima la mia bambini, persone competenze, perché appunto abbiamo voluto dare particolare rilevanza alla formazione, quindi al migliorare proprio le competenze per garantire più salute ma anche migliorare i servizi sanitari. Ecco, vedete qui il primo dato, noi ci ricordiamo i dati, sono quello che dà i numeri di solito. Quindi vedete, per quanto riguarda i parti assistiti, siamo in linea con le aspettative, con i target, addirittura il terzo anno siamo oltre rispetto a quelli del terzo anno, quindi oltre 101.000 parti assistiti, quindi malnutriti assistiti severi, quindi vedete anche qui siamo addirittura oltre il target, quindi con il terzo anno in realtà un apparente declino, cioè da 4.100 nel secondo anno sembrerebbe una riduzione, che potrebbe farci piacere,
potrebbe essere un buon segno, però difficile da immaginare realmente, visto i contesti, visto la situazione globale, anche se vogliamo crederlo che sia un buon segno, che siano diminuiti questi malnutriti severi, che sapete sono i bambini che poi muoiono, hanno un altissimo tasso di mortalità. Vediamo poi la formazione, dicevo, quindi la formazione dei manager sanitari. Anche qui siamo addirittura oltre le aspettative, quindi vedete il terzo anno, 340 diciamo manager sanitari che sono stati coinvolti in quello che in realtà credo dovrebbe essere fatto dappertutto, cioè quindi lavorare e pianificare i servizi sulle evidenze, sui risultati, e questo è quello che cerchiamo di fare, appunto analizzando i dati continuamente, su quelli capire come migliorare, capire i risultati, capire i fallimenti e migliorare. Vediamo poi gli specializzandi di cui si è parlato, quindi anche qui siamo in linea con i target, 114 specializzandi tra italiani e africani sono stati appunto supportati dai nostri specialisti, quindi in questo percorso di formazione, soprattutto, come abbiamo detto, in contesti a risorse molto limitate, sfidanti, ma che insegnano anche a fare il meglio, a fare quel lavoro di costo efficacia, cos'è che è più efficace per più persone con quelle risorse limitate. Vediamo poi le ricerche, perché poi parte del nostro lavoro è anche fare ricerche, vedete anche qui siamo in linea con i target, 22 ricerche, quindi ricerche pubblicate su riviste internazionali, anche questo è un lavoro dove si cerca di vedere cosa funziona, cosa non funziona, per poi introdurlo in quello che è la quotidianità sia organizzativa ma anche clinica. E finiamo con le visite prenatali. Quindi questo addirittura oltre le aspettative, in particolare vedete il terzo anno siamo a oltre 373.000 visite prenatali che sappiamo essere fondamentali per prevenire i rischi diciamo della maternità, quindi della gravidanza, identificare i rischi e eventualmente correggerli, ma non dimentichiamo che è anche una grande opportunità di educazione alla salute, alla natalità, perché se la maternità ovviamente è vita, è futuro, non dobbiamo dimenticare che ha anche i suoi rischi, in particolare in queste condizioni, ma anche la natalità, soprattutto se eccessiva, ha le sue complicanze. Grazie di cuore, grazie. Grazie Fabio. Ieri si era presentato Chiara Maretti e Fabio Manenti. Ieri Manenti gli ha detto: io sono l'uomo che dà i numeri. Ben venga, voglio dire, è giusto che sia così. I bambini aprono gli occhi, non sanno dove geograficamente siano collocati, che vita avranno. Nascono i bambini anche durante le guerre. La guerra è un'infamia, la guerra è orribile, la guerra non può avere una spiegazione. Le guerre avvengono in luoghi e i paesi più poveri, come l'Africa, ne pagano le conseguenze. Sembra incredibile, perché quel chilometraggio che sul mappamondo ci sembra tanto forte, tanto elevato, in realtà va a colpire, ci si occupa della guerra, si sta zitti su tutto ciò che sta continuando ad accadere di brutto nei luoghi più poveri. Abbiamo chiesto, e poi vi racconto quanto grande ancora sia stato il suo cuore oggi, a Neri Marcorè di accompagnarci ancora una volta in questa giornata. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire, per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo, andate a dare il vostro, se vi divertirà. E dica pure ai suoi
se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. Il disertore, ma fatti dare un abbraccio, ma grande, sì. Ma grande, grande. Signori, arriva. Grazie, grazie. No, no, no. Bravo. Grazie, grazie, grazie. Si assuma le sue responsabilità, sì, sì, come bene, dire, bello, amico bello. Del QAM, che amico. Quello che non si vede è stata una campagna molto importante con Sveva Sagramola, con Niccolò Fabi. Sì, e infatti Niccolò Fabi, a volte no, il potere della musica, quanto è evocativo, quanto sulle ali della musica si possono appoggiare emozioni, riflessioni, sensazioni, appunto con grazie a una canzone di Niccolò Fabi, che è stato testimone, che è testimone di QAM da tanti anni, è nata l'amicizia appunto con Don Dante, con Linda Previato, che ringrazio, insieme a Fede Taddia, l'autore. Bravi. Perché lui, Niccolò, con una canzone si chiama 16 modi di dire verde, quando ha conosciuto Don Dante, ha visto, si è illuminato, ha detto, la conosci? Allora, e quindi siamo diventati amici ed è bellissimo far parte di questa famiglia. Le ragioni le sappiamo, le stiamo vedendo, certo. E consumando questa mattina, ed è bella questa aggregazione, questa comunità di intenti, no? per darci una mano, perché appunto non bisogna mai pensare che sia dall'alto verso il basso un aiuto, appunto, ma ci si cresce insieme, quindi sono molto felice di far parte della famiglia QAM. E lei parte. Grazie, ciao a tutti. Neri Marcore. Il mappamondo del QAM è tanto grande, soprattutto quando si parla di Africa con l'Africa, con, non soltanto per, ma con. E allora, con l'Etiopia, con il Tigray, queste immagini. Qui al Five Angels abbiamo problemi con l'acqua. Non c'è il collegamento tra il serbatoio e i reparti. Questo è il centro di trattamento per il colera. Siamo sempre pronti. Con il campo sfollati qui davanti, spesso si verificano casi. In questo centro di salute periferico, serviamo principalmente proprio chi ha trovato un rifugio. Le cure sono gratuite. Qui c'è uno dei 6 centri di accoglienza della città, dove un migliaio di persone è accampato nelle tende. Ma la maggioranza degli sfollati del quartiere, circa 8.000, vivono invece dentro la comunità, in case prese in affitto. L'ospedale generale di Suhul è l'ospedale di riferimento di Shire, in Tigray, e serve una popolazione di 2 milioni di abitanti, sfollati compresi. Ho cominciato a lavorare qui un anno prima della guerra. Ho conosciuto la situazione precedente e dopo il conflitto ci sono stati molti cambiamenti, in termini di risorse umane, di equipaggiamento, di soddisfazione sia dei pazienti che dello staff. Gli operatori sanitari hanno dovuto fronteggiare situazioni critiche. Le vittime di molestie e di abusi sessuali sono state psicologicamente molto difficili da affrontare. Oltre 20 sanitari dell'ospedale se ne sono andati. L'altro grosso problema è la scarsità di medicinali ed equipaggiamento. Tutta una serie di strumentazioni, dalle piccole, misuratori di pressione, stetoscopi, alle grandi, raggi X, ventilatori meccanici, culle riscaldate, incubatrici, non sono più funzionanti. Alcuni sono stati riparati in qualche modo e con questi si cerca di dare un servizio minimo, ma la maggior parte è andata distrutta.
Quando la corrente è instabile o non c'è, solo col generatore l'ospedale non ce la fa. Senza corrente non possiamo riscaldare i bambini. Lo scorso anno abbiamo avuto molti casi di morti neonatali per ipotermia. Io sto facendo del mio meglio per rinnovare e migliorare alcuni servizi che forniamo. Le mie motivazioni sono intatte. Ho la speranza che la situazione migliori. Poi non so cosa succederà in futuro. Per ora provo solo a risolvere i problemi in collaborazione con gli altri partner. Ma no, non ho mai pensato di andarmene. Il QAM, arrivato in Etiopia nel 1980, siamo più o meno in questi anni, non ha mai pensato di andarsene. Ieri sera Don Dante era contento come un bambino, perché ci ha detto: oggi ora su questo palco succederà qualcosa di importante. Abbiamo due ospiti assolutamente speciali, accompagnati da un grande ambasciatore. Trasformiamo questo palco in uno spazio di amicizia e non più di odio, per dimostrare che anche dopo un conflitto sia possibile vivere con e non contro. Allora, il ministro di Stato per il Servizio Sanitario e la Programmazione, Daguma Dereje. Getachew Reda, presidente della regione del Tigray, Etiopia. Agostino Palese, ambasciatore italiano in Etiopia. Buongiorno. Ministro Dereje, in Etiopia il Tigray è l'ultima frontiera del QAM. Interviene in tante altre aree del paese dove in questi anni ci sono state situazioni molto importanti da aiutare. La strada percorsa è tantissima, ma le sfide sanitarie più rilevanti, più importanti oggi, quali sono? Thank you very much. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a lei. First and foremost, thank you very much for having here. Ma prima di tutto molte grazie per averci invitato a questo importante incontro annuale del QAM. È stato molto importante vedere i progressi che sono stati fatti e vedere tutti questi amici del QAM. In secondo luogo, il governo dell'Etiopia è grato per il supporto del QAM, particolarmente in termini di formazione per il nostro sistema sanitario. E naturalmente questa partnership dura da molti anni. Io voglio semplicemente ricordare quello che il ministro ha appena detto: la partnership significa guardare all'Africa attraverso gli occhi e le lenti degli africani. E questo è estremamente importante ed è quello che vogliamo promuovere. E per quanto riguarda il sistema sanitario, le tre sfide più importanti di cui vorrei parlare sono queste. La prima, il fatto che ci sono ancora molte morti materne e di bambini al momento del parto. E questo è un grosso problema. E naturalmente le situazioni di povertà eccetera contribuiscono a tutto questo, e come abbiamo visto è anche sempre difficile avere le forniture di macchinari e di farmaci. La seconda sfida è quella delle malattie contagiose, e oltre a quelle delle malattie contagiose ci sono malattie che stanno sempre aumentando, come cancro, come altri tipi di malattie. E la terza sfida è quella delle malattie contagiose o malattie come
la malaria, come il colera. Quindi io lo so che il QAM ci sostiene molto, ci aiuta molto, ma l'Etiopia ha sempre più bisogno di aiuto. Quindi in conclusione ringrazio tantissimo il QAM e il sostegno che ci dà per la partnership che c'è. E quindi i miei ringraziamenti al QAM e anche a tutto il popolo italiano. Grazie. Daguma De Regé, Ministro di Stato per il Servizio Sanitario e la Programmazione. Presidente Reda, benvenuto. Oggi il Tigray è finalmente in pace. Quando termina una guerra le ferite rimangono profonde, ci sono i drammi, però al tempo stesso ci sono i primi forti, importanti momenti di ricostruzione, i segnali di ricostruzione. Quali sono in questo momento i segnali più importanti di ricostruzione? E che cosa vuole dire ricostruzione nel Tigray? Well, first and foremost, I'd like to thank Don Dante. Vorrei ringraziare Don Dante e gli amici del QAM per l'invito. E naturalmente la presenza del QAM in Tigray significa moltissimo, perché quando si parla di ricostruzione nel Tigray non parliamo solo di ricostruire delle strutture, ma ci sono anche infrastrutture in altre zone sono state devastate e negli ultimi anni abbiamo avuto un regresso, abbiamo avuto dei grossi problemi dovuti alla guerra per quanto riguarda la mortalità materna e infantile. Prima della guerra c'erano dei risultati ottimi, ma negli ultimi 3 anni hanno significato che molte infrastrutture sono state distrutte, ma molte cose sono state proprio spazzate via. Quindi quando parliamo di ricostruzione Tigray non parliamo solo di ricostruire delle infrastrutture, si parla di riparare non solo riparare ospedali eccetera, ma soprattutto è tutto un sistema che deve essere ricostruito, e questo è molto importante, ed è molto importante per avere della riabilitazione del sistema. Abbiamo spento le voci dei fucili, ma ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono ancora in situazioni squallide, che non hanno servizi medici, che non hanno forniture di nessun genere. E quindi anche dove ci sono dove resistono delle strutture, sono veramente esposte a a grandissimi problemi. E quindi la ricostruzione è importante, ma soprattutto è importante far sì che la pace diventi veramente una pace solida e duratura. Grazie. Grazie Presidente Reda. Ambasciatore Palese, proprio a Cirè in Tigray, insieme a Don Dante, messi insieme siete, come dire, più che mai una forza. Avete dato vita a che cosa? Abbiamo investito nell'impossibile nell'ultimo anno. Ci abbiamo creduto, abbiamo cercato di far capire anche in Tigray che cosa poteva essere i dividendi della pace, cioè investire in strutture sanitarie. Stiamo anche ristrutturando il sito sacro di Aksum. La cooperazione italiana negli ultimi 2 anni e mezzo ha investito in Etiopia 310 milioni dalla parte emergenza e dalla parte sviluppo. Abbiamo implementato tutti i progetti, abbiamo anche in mente nell'ospedale di Cirè di inserirlo nella cornice del piano Mattei, così come è stato il lago Boie, che sta dando lavoro a circa 30.000 persone in maniera diretta o indiretta. Quindi significa creare sviluppo, creare speranze, investire in 3 direttrici, che è quella della sanità, dell'educazione, del lavoro. Molto spesso mi chiedono in Etiopia se io sono ottimista o pessimista circa il futuro. Io rispondo sempre che non si può essere né ottimisti né pessimisti, bisogna lavorare giorno per giorno, crederci, rendere possibile quello che sembra impossibile. E credo che l'Italia stia facendo un buon lavoro, ce lo riconoscono
360 gradi sia il governo sia le regioni coinvolte nell'ultimo conflitto, che è stato devastante purtroppo per la popolazione civile, e quindi è giusto che l'Etiopia si rialzi e che tutti condividano il benessere di una pace che, come diceva il Presidente Reda, può essere duratura solo se si dà speranza alle persone che ci vivono, ma soprattutto passare da un concetto di assistenzialismo al diritto allo sviluppo. Questo è fondamentale e ci sta cambiando il paradigma. Quindi grazie Don Dario. Il diritto, grazie signori, grazie di essere stati con noi. Grazie. Il diritto allo sviluppo, il diritto a nascere e a non far sì che un bambino si ritrovi, se riesce a nascere, senza madre, perché sua madre è morta di parto, perché si moriva di parto molti anni fa, si muore di parto ancora oggi. Ogni anno nel mondo 280.000 mamme, mettete in fila 280.000 mamme, muoiono nel dare alla luce la propria creatura, e la stragrande maggioranza di queste donne sono concentrate nell'Africa subsahariana. Il parto non è una malattia, sono parole di Don Dante. Quando si vede passare un'ambulanza, quando si sente arrivare un'ambulanza, quella velocità, quella sirena spiegata significa salvezza molto spesso per tante mamme che hanno tutto il diritto di abbracciare il proprio bambino. Mozambico. In questo momento ci troviamo nella centrale operativa delle emergenze mediche di Beira. Qui abbiamo due postazioni operative. In ogni turno ci sono due operatori che ricevono le chiamate da tutte le unità sanitarie della città di Beira, che sono 17 in totale, che richiedono un'ambulanza per poter trasferire un paziente all'ospedale centrale di Beira, dove il livello di cure, di equipaggiamento eccetera, personale, è più elevato, no? Gli operatori praticamente ogni volta che ricevono una chiamata, come in questo momento. Già fare una trasferenza di un caso, vendo di mandalo forte, banco soccorso, paziente si chiama Vittoria. Registrano i dati del paziente, il centro sanitario che richiede la chiamata eccetera, fanno un triage preospedaliero per dare priorità, no? Priorizzare le chiamate, e poi controllano nell'altro monitor la posizione in tempo reale delle ambulanze, che sono 4 in totale, e vedendo quale ambulanza è più vicina e libera chiaramente in quel momento al centro di salute che ha effettuato la chiamata, dispacciano poi l'ambulanza. Abbiamo 18 autisti che lavorano a turni e 18 infermiere di salute materno-infantile che lavorano nelle ambulanze, e questa presenza si è giustificata dal fatto che circa il 62% dei trasferimenti che facciamo sono proprio relativi a emergenze o urgenze ostetriche o neonatali pediatriche. Prima di questo progetto praticamente nella città di Beira non esisteva un sistema di referral attraverso ambulanze come questo, vero e proprio. Donne e gli uomini che lavorano con QAM e sono il QAM. E sapete, quando si parla, no, di buoni maestri che creano buoni allievi che a loro volta diventeranno buoni maestri. Qui abbiamo Franca Fagioli, professoressa, Dipartimento di Pediatria, Università di Torino. La invito a salire sul palco, con Elena Altieri, ex GPO del QAM. Ben arrivata. Ben arrivata. Allora, avere buoni, ottimi maestri. Intanto QAM è in accordo con 39 università italiane. Perché è un territorio dal quale partono persone, professionisti e professioniste che diventano QAM. Dal Piemonte negli ultimi anni sono partiti quanti? Circa 30. Lei è la buona maestra, vero?
Forse questa domanda la farei poi. Non mi faccio la timida adesso, abbia pazienza. Non sono timida, credo di sì. Oh, brava, ecco, crede di sì. Lo crediamo posso anche confermare. Noi. Lo crediamo anche noi. Perché, e adesso tra un attimo lo chiediamo ovviamente a Elena, e abbiamo anche le immagini del lavoro di Elena, perché significa convincere con, non soltanto con la coscienza e conoscenza, professoressa, ma convincere che quel viaggio sia veramente importante. E questo lei lo fa? Assolutamente sì, perché credo che questo programma e questo viaggio sia strategico anche per il nostro territorio nazionale e credo che sia importantissimo per avere dei medici capaci di operare in un contesto globale, multidisciplinare. Sono medici che lavorano, che curano senza tecnologia o con poca tecnologia, ecco. Sono medici che si inseriscono in un contesto culturale diverso, che imparano a comunicare con le barriere linguistiche, sono medici che arricchiscono il loro patrimonio culturale. Molte delle patologie che sono state citate nel nostro territorio sono rare o stanno diventando emergenti adesso a merito dei fenomeni migratori e dei viaggi internazionali. Quindi questi medici che formiamo con il QAM sono una risorsa importantissima per il QAM, per il paese ospitante, per loro stessi, ma anche per noi del Sistema Sanitario Nazionale, perché ricordo che dal 10 al 20% del totale dei bambini che noi curiamo sono dei bambini di altre etnie e sono i più fragili nella fragilità. E quindi credo che questo sia un punto di forza che ci permette anche di sognare e di realizzare un futuro sanitario più pragmatico, più solidale e soprattutto anche più inclusivo. Credo che questa sia per noi una risorsa, una grande opportunità. Lei è stata una brava allieva, dica la verità, a suo tempo. Lei è stata una brava allieva e poi è diventata una ottima maestra. Grazie. Grazie, meno male. L'ha detto. Elena. Elena è partita come specializzanda dalla scuola di pediatria, diretta ora dalla professoressa Fagioli, è stata in Tanzania, poi come specialista in Mozambico. Chapeau, complimenti. Tanto imparare, vero Elena? Tanto imparare. Sì, confermo. Sicuramente là noi aiutiamo, ma ci portiamo a casa tantissimo. Un bagaglio che è umano, emozionale, professionale. Ogni giorno credo che nel lavoro che faccio adesso in Italia uso le cose che ho imparato lì. In particolare il ritornare alla clinica, l'importanza di quello che è l'esame obiettivo e l'anamnesi, quindi visitare i pazienti, tornare a usare gli occhi e le mani, parlare con i bambini e i loro genitori, perché la diagnosi spesso parte da lì. Si parla tanto di esami, lì si impara a razionalizzare le richieste. Questo ci aiuta a ridurre le liste d'attesa se non ne chiediamo esami inutili. Impariamo a usare appropriatamente gli esami e anche i farmaci. Un tema a me molto caro è la resistenza antibiotica. Ne si parla ed è di grande attualità. Oltre a saperlo, l'ho visto. Dopo aver visto morire i bambini perché gli antibiotici che abbiamo non funzionano più, io sono attenta, cerco ogni giorno di prescriverlo se necessario, perché solo in questo modo possiamo vincere una battaglia che è per l'Italia e per il mondo. E come si dice in questi casi, vostro onore, non ho altre domande, perché veramente a entrambe va fatto un applauso gigantesco. Grazie professoressa Fagioli, buon ottimo lavoro. Questa è la sicurezza che ti dà il QAM, che è estremamente creativo. La cosa meravigliosa del QAM è la capacità di una creatività che è sempre rivolta al bene, è sempre rivolta a portare, ad ingrandire, ad ingigantire quella macchia d'olio che possa coinvolgere tutto e tutti. Certo che creare forme di sostegno decisamente inedite è lavoro molto fino, molto importante, cesellatori quasi. Allora, chiamo qui con me la presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Ci raggiunge. Con lei ci raggiunge un fotografo che ha nella capacità dello scatto innanzitutto quella di far parlare il proprio cuore. Grazie, grazie, buongiorno, ben arrivata. Parlo di Antonio Biasiucci. Grazie. E poi una giornalista e una donna che ha mantenuto fede al nome che le hanno dato. Lei è a mille carati, Diamante D'Alessio.
diamante in tutti i sensi. Diamante D'Alessio è membro del consiglio di amministrazione del QAM, ha diretto in maniera meravigliosa ed indimenticabile Io Donna, è stata direttore in un momento in cui ha detto: sapete che c'è? Quella copertina io la faccio. Da dove parto? Da qui. Da qui. E da come io sono inciampata nel QAM, perché sì, sono inciampata nel QAM proprio quell'anno, nel 2015, grazie a un documentario presentato da Massimo Carraro a Venezia, quindi lo ringrazio per questo dono che mi ha fatto di conoscere il QAM. E quando ho visto questo documentario ho detto: questi sono veri, non sapevo niente, il QAM mai sentito nominare. Il QAM ha uno stile diverso. E quindi quando ho conosciuto Don Dante ho detto: bisogna mettersi a servizio, da allora lo servo. In quell'anno servo lui e servo il QAM. In quell'anno appunto dirigevo ancora Io Donna, che è un giornale ad ampia diffusione, questo possiamo dirlo. Che tu hai reso amplissima. No, vabbè. Sì. E quindi l'ultima copertina dell'anno, volevo fare un regalo alle lettrici. E grazie alla generosità di Antonio, fresco reduce dalla Biennale di quell'anno di Venezia, abbiamo pensato di andare in Uganda e all'ospedale di Matani e raccontare la maternità per renderla universale. Quindi questa copertina, eccola, è questa alle nostre spalle, diventava un'opera d'arte, un'opera d'arte che poi, grazie alla generosità di Patrizia, è entrata nella collezione del Sandrettore Re Baudengo, che è una delle più grandi collezioni d'arte che esista. E quindi questo è il mio compito, è proprio far inciampare più persone possibili nel QAM, perché chi inciampa resta attaccato. Chi inciampa resta, e la virtù è stata dare spazio a quelle fotografie che Antonio Biasiucci, che ha la grazia di un petalo di rosa quest'uomo, e ha la forza di chi attraverso il proprio occhio in una macchina fotografica, guardate, ha saputo rendere tutto questo vero. Bravo Antonio. Grazie. Sì, allora, anch'io sono diventato vittima di questo inciampo. Esatto, perché, attaccato. Sì, perché diventi un servitore del QAM. In realtà io questo lavoro sulla maternità è un tema che mi appartiene. Io lavoro spesso con la metafora, quindi potevo anche risolvere non andando in Uganda, ma è proprio questo entusiasmo da parte del QAM che mi ha coinvolto e sono andato appunto in una sala parto a Matani. Mi ricollego a quello che diceva Chiara prima, l'ostretica, ed è stato non semplice, è stato veramente difficile, perché catapultato da Napoli in quella sala parto, niente, è stato complicatissimo. Anche perché io non sono un fotografo che lavora in situazioni così difficili da un punto di vista umano, ma anche sfido chiunque ad entrare in quella sala parto dove ci sono 10 partorienti, dove alcune di queste devono anche partorire un bimbo che probabilmente è già morto, perché lì partoriscono nelle capanne, poi quando si rendono conto che questo bimbo non nasce vengono portati con mezzi di fortuna pazzeschi lì in ospedale, a volte non va bene, quindi è un posto proprio un crocevia della vita e della morte, dove c'erano madri felici e madri infelici, così. E anche, ma anche un posto potente, la mia assistente dopo 3 minuti è svenuta, è così, non è, è anch'io stavo per fare la stessa cosa, e ho impiegato 4 giorni per rientrare in quella sala, e grazie ad Anna Salami, che ogni sera parlavamo della mia funzione, mi ha convinto a ritornare in quella. È difficile fotografare delle donne che partoriscono, no, certo, ma è difficilissimo, cioè puntare una macchina fotografica mentre una donna sta partorendo. Tra l'altro anche un figlio che non sarà vivo e magari lo sapeva, non è semplice, per cui ho dovuto trovare. Comunque, questa è una delle esperienze mie più importanti. Patrizia. Grazie.
Sandretto Rere Baudengo, la tengo per ultima in questo trittico perfetto, perché l'arte, quindi quel modo creativo del QAM di, no? di entrare anche dentro il mondo dell'arte, l'arte è la vostra ovviamente, arte di saper collezionare l'arte, di saper rendere bella l'arte, è un'educazione al fare in questo caso, no? Al non tirarsi indietro. Non posso che dire che sono enormemente emozionata, quindi grazie ad Ondante, ma grazie a loro due, grazie a Diamante, grazie ad Antonio per avermi voluto coinvolgere in questo progetto. È un progetto davvero bellissimo e mi permette di dire che l'arte, la cultura, l'arte contemporanea hanno proprio questo ruolo, sensibilizzare, porre attenzione su temi, su cause così importanti come quella del QAM. L'arte certamente ha una funzione formale, estetica, ma l'arte è cultura, è politica, è sociale e quindi assolutamente l'arte può documentare, può avvicinarsi, affiancarsi a un tema così importante, a una causa così importante, quella di QAM, per aiutare, per sostenere e non ultimo, oltre appunto a documentare e sostenere, può essere anche un modo di raccogliere risorse, perché attraverso delle opere d'arte, la vendita di queste opere d'arte, si possono raccogliere delle risorse importantissime per il QAM, per questi progetti. Quindi l'arte ha tantissimi aspetti, ha tantissime potenzialità e occasioni per anche per servire e per essere vicina a chi soffre e chi ha più bisogno. Punto. È un inizio di un grande percorso insieme. Anch'io ho inciampato nel QAM. Siete meravigliosi. Don Dante, lei è contagioso. Grazie. Grazie. È un contagio che fa benissimo. Ne ho le prove in questo video. Sono Carmelo, sono un volontario del gruppo Trentino e questa sera abbiamo organizzato un incontro per la presentazione di un libro qui a Trento. Alberto di Medici con l'Africa QAM di Bologna e stiamo organizzando un evento al Teatro Odeon con la compagnia La Ragnatela a scatola chiusa. In qualche modo effettivamente. Questo va a voi perché mobilitate tutti i giorni. Paola di ACP con QAM e stasera inauguriamo la mostra Keep Push a Milano. Sono Patrizia del gruppo volontari Padova QAM. Stiamo confezionando i panettoni per i regali solidali Natale 2024. Bene, fa notizia. Non fatevi mai convincere quando vi diranno che il bene non faccia notizia. Il bene fa notizia. Certo che questa notizia deve essere, come dire, diffusa. Bisogna diffonderla. Volete che io non chiami Simona Sala, direttore di Radio 2, qui sul palco con me? Nicola Penso, relazioni con il territorio di QAM. E Giuseppe Ferro, rappresentante dei gruppi QAM. Direttore, ben arrivata. Grazie a te. Allora, direttrice, hai ragione. La radio, la meraviglia, cent'anni, voglio dire, la meraviglia della Marconi, ebbe grande idea e voi la portate avanti in una maniera eccezionale. Intanto grazie a tutti, grazie, sono molto felice di essere qui.
Io con Don Dante sono inciampata qualche anno fa quando era Radio 1, era una radio più giusta, io sono di Radio 2 adesso, per dare notizie, e abbiamo lavorato insieme. Adesso sono a Radio 2 e diciamo la media partner continua. Ti devo dire che spesso il bene non fa notizia, mi dispiace dirlo, ma noi abbiamo questo problema, passare le notizie del bene. Cioè è una cosa antica, però è vero che è difficile parlarne. Per esempio adesso è inutile nascondere che le guerre che sono scoppiate negli ultimi anni, l'Ucraina, il Medio Oriente, rischiano, è chiaro, di diciamo portare ancora meno attenzione verso l'Africa. Ecco perché, Paola, come tu sai, io sono qui per lanciare un'idea. Oltre a quello attenzione, di... molta attenzione. Lanciare un'idea, bisogna lavorarci, ma l'idea c'è, ci sarebbe. Allora, oltre naturalmente a parlarne in radio, a parlarne in televisione, a parlarne di più, e questo è un invito a tutti, a parlare di più dell'Africa e di quello che accade nel bene, l'idea è questa. Il prossimo anno, nel 25, saranno 40 anni, ve lo ricorderete tutti, il concerto Live Aid, il concerto per l'Africa, il concerto... Vi ricordate, c'era una drammatica carestia in Etiopia, Bob Geldof ebbe quest'idea, Michael Jackson e Lionel Rich fecero una canzone in 3 giorni, We Are The World. Quella canzone portò 100 milioni di dollari per affrontare una grande carestia. Ebbene, sono 40 anni, potrebbe essere bellissimo, secondo me, sarebbe anche importante per alzare l'attenzione nei confronti dell'Africa anche da parte dei giovani, Paola, che usano l'afrobeat, le musiche africane in tutte le loro challenge di TikTok, dei social, che possono anche diciamo rappresentare una bellissima occasione di esposizione. Quindi insomma la direttrice di Radio 2 ci sta dicendo: si rifà quel concerto? No, magari. Ma lancio un'idea. Io ne ho parlato con le associazioni di categoria, quindi con Assoconcerti, che è un'associazione che riunisce tutti i grandi organizzatori di concerti. Loro sono interessati e sono attenti a questo tema. Sento che anche al Ministero della Cultura stanno ragionando per diciamo portare all'attenzione tutto quello che riguarda la costa, le coste del Mediterraneo. Quindi io penso che ci possiamo lavorare. Quella che ci ha detto ora è una primizia assoluta. È un'idea. È un'idea. Però ricordatevi, quando una donna ha un'idea, con buona pace di tutti gli uomini, quando una donna ha un'idea, accade. Lavoriamo. Non ho detto lavoriamoci nulla. Insieme. Si lavoriamo lavora. Con... Poi adesso arriviamo a tutti i ringraziamenti. Intanto lavoriamo con tutti i nostri territori, perché Nicola Penso, dietro i suoi occhialini e il suo sorriso, sa cosa voglia dire il lavoro per territori, nei nostri territori, per arrivare fino alla nostra Africa. Come fate? Ci sono i campioni di inciampo, che sono i volontari dei QAM, quindi sono 40 gruppi di volontari in tutta Italia. Giuseppe Ferro è il padrone di casa dei volontari, perché è il presidente del gruppo di Piemonte ed è il referente anche del comitato dei gruppi italiano. E creano occasioni di inciampo, creano eventi, centinaia di eventi ogni anno in Italia. E queste occasioni sono a volte sorprendenti, no? Si creano iniziative, vi faccio degli esempi, c'è la dedizione del gruppo dei medici pugliesi che da molti anni è impegnato con i ghetti e l'impegno a supporto dei tanti invisibili dei ghetti della Puglia. C'è l'impegno di volontari, colleghi vostri, come il giornalista Giuseppe Ragogna, che si è definito un volontario della comunicazione, che ha conosciuto il gruppo di Pordenone qualche anno fa, si è avvicinato al QAM, ha conosciuto i nostri paesi dove lavoriamo, tanti nostri volontari, e negli anni poi ha raccolto storie. Queste storie sono diventate un libro, eccolo là,
che si chiama Con l'Africa, è uscito un mese fa, lo trovate in tutte le librerie. E quindi sì, non ci fermiamo mai, sai no, quanti inciampi? Non vi fermate mai, no, cioè, siete dei gruppi elettrogeni, non c'è luce, ci siete voi e siete tanti. Aspetti Giuseppe Ferro, perché a lei spetta un compito finale. Voglio ringraziare, e ne approfitto avendo la direttrice di Radio 2, Simona Sala, Rai Radio 2, Rai Radio 1, il gruppo 24 ore, TV 2000, Radio in Blu, Avvenire, La Stampa, Radio Vaticana, Vatican News, L'Osservatore Romano, Africa Rivista e con Nicola Penzo le relazioni con il territorio QAM e i volontari dei territori italiani. A Giuseppe Ferro, aspettate, a Giuseppe Ferro chiedo solo una cosa, la prego. Dai il via perché si alzino tutti in piedi i nostri volontari? Proprio vi dovete sì, far vedere. Sì, è proprio quello che volevo chiedere. Ce ne sono molti qua, prego. Ne rappresentiamo altrettanti che non sono potuti venire. E penso tra l'altro in particolare, apro una piccola parentesi, al nostro amico Oscar che è il nostro referente per il territorio. Lo sopportiamo tutti in questo momento difficile. Piedi, signori, chi fa il volontario qui? Alzatevi. Guardateli, metteteli in difficoltà, non è vero? Applauditeli, ecco. Eccoli. È bellissimo perché è tutto veramente, insomma, è tutto collegato, perché camminare con significa darsi per la prima volta la mano e non lasciarsi più. Angola, andiamo a parlare di tutto questo con speranza e addirittura osando la parola felicità con la voce dello scrittore Fabio Geda. La casa d'espera di Shulo in Angola è casa secondo la tradizione del Cunene. Non è tanto un edificio, quindi, anche se sì, ci sono alcune strutture che servono a proteggersi dal sole o dal freddo durante il casimbo o dall'acqua durante la stagione delle piogge, ma piuttosto è un insieme di relazioni, un'esperienza dell'abitare che cuce pratiche collettive e abilità individuali. Lo spiega bene Andrea Staid, antropologo, nel suo libro La casa vivente, quando dice che abitare è uno dei principali comportamenti degli esseri umani e significa anzitutto avere consuetudine con un luogo. Gli spazi in cui si vive dovrebbero riunire esigenze pratiche e funzioni simboliche, perché abitare uno spazio significa riempirlo di desideri, di ricordi, per farne un posto in cui riconoscersi, un posto in cui costruire e mettere alla prova la propria identità individuale a contatto con quella degli altri. Nella casa un pomeriggio incontro Paola, la responsabile della ginecologia di Shulo, insieme a una donna venuta a salutare Germana, la parteira della casa. La donna si chiama Esperanza. Un paio d'anni prima Esperanza era arrivata a Shulo al terzo mese dell'ottava gravidanza. Il fatto è che tutte le gravidanze precedenti si erano fermate tra il quinto e il sesto mese, così si era convinta a venire a Shulo per chiedere ai medici che l'aiutassero a portare a termine almeno quella. E visitandola, Paola si era accorta del problema. Esperanza aveva il collo dell'utero che faticava a rimanere chiuso e che con l'avanzare della gravidanza si rilassava fino a lasciare uscire il feto. Le era quindi stato proposto un intervento che si chiama cerchiaggio e che consiste nel chiudere il collo dell'utero come una fettuccia, come con una fettuccia di quelle che si infilano nel bordo dei sacchetti e si stringono. Esperanza aveva accettato e l'intervento era riuscito. Da quel momento Esperanza era rimasta alla casa d'espera. La casa di norma accoglie donne durante l'ultimo mese di gravidanza, ma era chiaro che per lei fosse pericoloso allontanarsi dall'ospedale
col rischio in caso di emergenza di dover fare ore di moto per raggiungerlo. In ogni caso, rientrata nel Chimbo, non avrebbe potuto lavorare come al solito e il marito aveva accettato. E Speranza era rimasta alla casa per 5 mesi, fino all'inizio dell'ottavo, quando erano cominciate le contrazioni ed era nata una bambina, di poco prematura, ma viva. Una bambina che Speranza aveva chiamato Felicidagi, Felicità. Giorgeda! Ciao Fabio. Ciao Paola. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Allora, dove leggiamo tutto questo? Allora, tutto questo lo leggeremo in un libro che uscirà ad aprile con l'editori La Terza, che c'è questa bella amicizia che si è creata tra il QAM e La Terza, soprattutto Giuseppe proprio. Con Giuseppe siamo andati in Angola a marzo, a giugno, e quindi uscirà questo libro che si chiamerà La Casa dell'Attesa, che è appunto una strategia che il QAM usa per avvicinare le donne all'ospedale in prossimità del parto. Perché parto sia vero e nascano bambini sicuro felici. Certamente. Fabio, grazie. Grazie a te. Grazie, perché ogni tassello, ogni presenza su questo palco è amore per il QAM. Allora, chiedo a questo punto a tutti voi di pensare al concetto dell'attesa. Il tempo è dilatato, chiaramente può sembrare lunghissimo, può sembrare brevissimo. Quello che è certo è che 9 mesi ci vogliono, o 8 mesi, poco più, per fare i bambini. In Costa d'Avorio il paese ha chiesto che diventi priorità nazionale la lotta alla mortalità materna, perché quell'attesa deve essere una gioia, non deve essere un orologio che ti porta anche molto vicina alla morte. E allora abbiamo il grandissimo onore di avere con noi il professor Serge Bonny, professore ordinario di ginecologia e ostetricia, consulente del Ministero della Salute, con Giovanni Putoto, responsabile programmazione del QAM. Ben trovato. Allora, professore, lei è presidente della Società dei Ginecologi ed Ostetrici in Costa d'Avorio. Quali sono le criticità maggiori? La Côte d'Ivoire ha la chance. Allora, la Costa d'Avorio ha la grande fortuna di avere una rete relativamente importante di centri per la nascita, ma molte necessità che non sono coperte, molti bisogni, molte regioni in cui arrivare alla maternità pone problemi alle donne e comporta comunque ritardi per le nascite, con complicazioni, con tutte le complicazioni che questo può comportare. Il tasso di mortalità in Costa d'Avorio è piuttosto alto, tassi che noi non accettiamo più, 385 morti per totale 31.000 morte neonatali, tassi molto lontani agli standard, rispetto agli standard europei. In Europa abbiamo 10 e meno di 5 per quanto riguarda la mortalità neonatale, 10 per le donne e 5 per i neonati. Il nostro paese, che ho l'onore di rappresentare qui, il Ministro della Sanità mi ha incaricato di parlare a nome suo, il nostro paese ha l'ambizione di ridurre questo tasso, perché noi pensiamo che la più grande ingiustizia che esiste è quella della donna che perde la vita dando vita a un bambino. Siamo felici quindi di poter contare sull'appoggio del QAM ormai da qualche tempo a questa parte per allargare la nostra rete di centri per la nascita, per le nascite, allargare le strutture delle pediatrie, perché le donne possono partorire nelle migliori condizioni possibili, con medici che siano formate e anche con ostetriche di qualità. Ed è stato quindi molto importante per noi ritrovarci tutti qui e ringraziare ancora una volta QAM per la sua azione, per l'azione che svilupperà ulteriormente in Costa d'Avorio e che darà una dimensione non umanitaria ma umanistica al modo di operare nella medicina, come fare ostetricia, pediatria anche nel nostro paese. Grazie. Grazie a lei. Giovanni Putoto, allora da questo incontro vi è nata un'idea, un progetto. Sì. Quale? È il progetto che riguarda l'ospedale di Abobo. È un ospedale
di questa grande metropoli, Abidjan, capitale della Costa d'Avorio, che ha un ospedale di 120 posti letto e 9.000 parti ed è situato in un quartiere popolare. Per questo progetto, che è stato approvato recentemente, collaboreremo assieme all'Università di Padova, al Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. E quali sono gli obiettivi? Raddoppiare la maternità. Sono talmente tanti i parti che le donne partoriscono per terra. Istituire una unità di neonatologia. E poi di arricchire anche l'ospedale per quanto riguarda la produzione, una centrale di ossigeno, la banca del sangue, tutte le attività necessarie per sostenere questi servizi. È un intervento molto importante dal punto di vista infrastrutturale, tecnologico, ma il cuore sarà la formazione in particolar modo e la ricerca, cosa che faremo assieme. Allora, questo, signori, questo era... Grazie. Prima del saluto, manca davvero poco, del saluto di Don Dante che insomma arriverà sul palco. Siamo contenti che quest'oggi insieme al direttore della stampa Andrea Malaguti, il presidente della Fondazione per la collaborazione tra i popoli, Romano Prodi, abbia deciso di essere con noi qui. Grazie e ben arrivato, grazie. Direttore. Andate. Intanto io chiederei un applauso per Paolo Saluzzi per questa mattinata. Grazie signori, grazie. Io poi vedo che molti hanno inciampato perché restano. Ma inciampano tanto, professore, ma è una cosa da non credere. Andrea. No, io in realtà volevo dire questo al professor Prodi, che se uno guarda questa sala dice, beh, la sensibilità del mondo è meravigliosa, se questa fosse la sensibilità del mondo, no? Purtroppo la sensibilità del mondo non è solo questa. Allora, in Africa in questo momento ci sono i cinesi, ci sono i russi, e non sono lì per fare amicizia in realtà, sono lì per fare soldi. L'Italia arriva con il piano Mattei, è sufficiente e quanto manca l'Europa? No, sufficiente non è certo, perché l'Africa è immensamente più grande dell'Italia e soprattutto manca l'Europa. Cioè, la cosa strana è che l'Europa è il maggiore donatore dell'Africa, assai più della Cina, ma non conta nulla, perché è tutto sparso, tutto artigianale, e invece la Cina fa una politica sistemica. La Cina ha relazioni diplomatiche con 54 su 55 paesi africani, cioè è presente ovunque in modo sistemico, e a sua volta la Russia costituisce il nucleo militare, non si sa quanto collegato o meno in modo organico con la penetrazione civile ed economica della Cina. Però, ecco, l'Europa, ripeto, alla fine doniamo parecchie cose, ma in modo assolutamente frammentario, scarso, non duraturo, ed è questa la grandezza del QAM, no? Chi inciampa, chi sta qui, inciampa, rimane, e il QAM è rimasto decenni e decenni, ed è la cosa per me che più mi colpisce, proprio perché è la continuità della presenza di cui abbiamo bisogno. E questo è un esempio di continuità. Andrea. Professore, ci sono stati tre episodi che ci fanno dubitare negli ultimi anni di avere ancora dei valori condivisi, nel senso che c'è stato prima il Covid con i Sivax e i Novax, poi c'è stata la guerra in Ucraina con i pro-putiniani e gli anti-putiniani, poi c'è stato il 7 ottobre con i pro-palle e i filo-palestinesi, ora e i filo-israeliani. Ora la questione è, noi l'Europa l'abbiamo costruita sì su basi economiche, ma c'è stato un momento in cui ci sentivamo uniti perché abbiamo fatto l'Erasmus, cioè abbiamo cercato di trovare un meccanismo che ci unisse culturalmente. Si può fare una cosa di questo tipo con l'Africa? Scambi universitari, prima si diceva i medici italiani che vanno in Africa, ma forse si può fare anche qualcos'altro a livello di cooperazione culturale, no? Qui bisogna fare delle cose paritarie per il Mediterraneo. Io ho detto facciamo 30 università
paritarie. Paritarie vuol dire non è l'Università di Torino in Africa o di Roma, eccetera, ma un'università con una doppia sede, Atene, Cairo, Napoli, Tripoli, Barcellona, eccetera. E avere tanti studenti del nord quanti del sud, tanti professori del nord quanti del sud, 2 anni di studio al nord, quando avete 500.000 ragazzi che hanno studiato assieme, la pace nel Mediterraneo è fatta. Il professor Romano Prodi, Andrea Malaguti, direttore della stampa. La domanda, e siamo proprio al finale, serve un po' di sana follia, oggi, per credere ancora alla pace e alla salute del mondo, dell'Africa? Ma secondo voi, a chi la posso fare questa domanda? Don Dante Carraro! È lui! Non esiste un'imitazione, è quello originale! Lui! Don Dante! Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie, e l'abbiamo già detto e lo ripeto con tutto il cuore. Due, pace, la pace si costruisce concretamente dando possibilità di crescita a quest'Africa che conosciamo e che amiamo. Abbiamo parlato di tanti paesi, vi parlo in particolare oggi della Repubblica Centrafricana. Qualche anno fa abbiamo iniziato a Bangui, che è nel sud, e poi siamo andati nella periferia, lo vedete, si chiama Bossangoa, siamo andati nell'ultimo miglio, a Bossangoa. A Bossangoa abbiamo riabilitato, in questo ospedale che non esisteva la maternità, e lo stiamo facendo con l'aiuto di tanti di voi, ma il ministro e il Ministero della Salute ci ha chiesto di costruire una nuova sede per un centro di formazione per ostetriche, perché tutta la parte periferica del paese non ha ostetriche. Questa è la piantina del nuovo centro di formazione di Bossangoa. Lo vedete, dalle abitazioni per gli insegnanti a sinistra, con i bagni, poi il blocco pedagogico, l'amministrazione, guardate a destra i dormitori per i maschi, per le femmine. Tutto questo costa solo 1 milione di euro, non li abbiamo, ma siamo fiduciosi e ci crediamo che riusciamo a raccogliere i soldi necessari per costruire la nuova centro di formazione di Bossangoa. Grazie infinite a tutti. Don Dante Carraro! Non li abbiamo, ma li troveremo. Cuam, l'ultimo miglio in Repubblica Centrafricana. Grazie, grazie a voi. Viva il Cuam, grazie. Un abbraccio a tutti. Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Grazie.